Siamo a Badia Tedalda, comune dell'Alta Valtiberina. Come vedete, la straordinaria nevicata di queste ore ha letteralmente sommerso le auto, gli ingressi delle abitazioni. Dopo alcune ore, la situazione è tornata diciamo, un po' alla normalità. Gli interventi ci sono stati da parte del comune, di una squadra speciale di protezione civile, ma ci sono ancora alcune importanti criticità. Il collegamento telefonico è una novità di stamattina perché. Fino a ieri andava, quindi il team non funziona quasi da nessuna parte, ma sono, siamo in contatto con la prefettura e con la protezione civile provinciale e quindi sono continuamente in azione. L'unica cosa che funziona che non ha relè, che non ha termostati, è la stufa legna e il caminetto, quindi è un disagio vero e proprio. Le squadre dell'Enel eh, già da ieri l'altro, ma soprattutto nella giornata di ieri, si sono prodigate, hanno trovato anche i danni, ma sono di difficile soluzione. Quindi provvedono con gruppi elettrogeni ma con la difficoltà di arrivare in dei punti dove c'è un metro e passa di neve. Le giornate sono state dure perché quando cade in due giorni un metro di neve in queste zone con un territorio così ampio, con così tante frazioni e una viabilità complicata c'è un po' da mettersi le mani nei capelli. Però in sostanza la macchina ha funzionato e dobbiamo ringraziare il fatto che due anni fa è nato un gruppo eh, locale di Bagliate Dada di protezione civile, quest'anno l'abbiamo messo alla prova per la prima volta, ha funzionato molto bene per aprire delle, delle strade chiuse e delle zone che erano isolate. Come sono, stati, eh? Come sono state queste ore? È abbastanza difficoltose soprattutto per le persone anziane che si trovano isolate, senza luce, senza riscaldamento, quindi è stato problematico quello, però ci stiamo dando da fare per aiutarle il più possibile.